Non ci siamo manco accordati, quindi non so manco se mi risponde, se sta a dormire. Vediamo. Terzo squillo mi sa già, niente. Quarto squillo, niente. Sì. Mi dici la prima parola che ti viene in mente? Ma guarda, non ce n'ho solo una in mente perché cioè, il risultato parla da solo, Ah, quindi quindi come dimmene se una. possono Io essere impressionanti, ma da una parte e dall'altra. pensavo dicessi passera. Ok, Passera. di solito Passera. che a uno che gli può venire in mente, No, perlomeno a me in questo momento. allora, io lo so che tu ti riferivi alla partita, se mi chiedevi così, in maniera informale, un pur Ah, parli, allora forse ti avrei ok. risposto un'altra cosa. Affa. Hai visto? Hai visto la botta? Io sono senza parole. Mamma mia, fa impressione, Facciamo così, impressione. facciamo così. Adesso Salutiamo, salutiamo, ciao ragazzi, ben ritrovati a tutti. vi spieghiamo perché ci abbiamo sta fa. Vabbè, per risultato, ma una marea di mi piace su questo video per supportare i nostri contenuti calcistici. Vi ricordiamo che è gratis. Lasciate una marea di mi piace perché, regà, reaction alle prediction dei Serie A. È finito il girone d'andata e non solo. Quindi mi raccomando, fateci vedere tutto il vostro supporto. Iscrivetevi e attivate la campanella su tutti i canali YouTube che abbiamo. I due canali de calcio, uno dei due è questo, e il canale YouTube Extra Calcio. Lasciamo tutti i canali in info box o durante il video compariranno qui. Afà, non ci siamo confrontati, ma io penso che anche te, come me, da tifoso della Roma, sperava in un pareggio. Ovviamente, perché se devo guardare la situazione di classifica, il pareggio sarebbe stata la soluzione ideale per le nostre speranze Champions. In questo Perché caso, freghi due comunque, punti a due dirette a concorrenti. due dirette concorrenti, perché comunque la classifica è quella che è, si è accorciata tantissimo. Ovviamente mi riferisco prima dell'inizio dell'AS Milan. Di conseguenza, freghi due punti a una, due punti all'altra, capisci che sarebbe il massimo desiderabile dal punto di vista nostro, dei tifosi della Roma. Vabbè, ci cioè possiamo lamentare comunque seppur ha vinto la Lazio, Allora, perché non ci comunque il possiamo Milan che era lamentare. secondo resta a 38 e tu stai a 37, c'hai il secondo posto a un punto. Ok, c'hai il secondo passato un punto, il che significa che ci sono 4 o 5 squadre, facciamo 5 squadre per tre posti Champions e noi siamo in piena lotta. Di conseguenza, diciamo che va bene anche così. Avrei Parliamo di preferito però, campo. sì, chiudo il discorso dicendo che avrei preferito ovviamente in pareggio perché magari una delle due si allontanava e comunque il secondo posto era comunque alla portata. Ma al di là di questo, parliamo di campo. Vai. Che vuoi che ti dico? Che il Milan non c'è più? Vuoi che ti dico che il Milan è stato capace di distruggere una stagione in tre partite e che può anche andare peggio? Perché comunque è un discorso che già facevamo prima dell'inizio di questa partita. Non mi ricordo se l'abbiamo fatto in un video dedicato o nel video quello di un'ora dove analizziamo In uno tutto dei due, ma quanto. credo più l'altro, sì. Esatto, dove comunque analizzavamo un pochino quello che era il momento del Milan. O forse l'abbiamo fatto dopo la Supercoppa, però vabbè, al di là di tutto l'abbiamo già analizzato e avevamo detto il Milan deve assolutamente risollevarsi, ma la partita la prossima è con la Lazio all'Olimpico, cioè il che significa che poteva essere un ulteriore motivo per andare male, e infatti così è stato, ma non solo sono andati male come tanti si potevano aspettare, hanno fatto anche peggio. No, secondo me anche peggio del peggio, Peggio del perché il peggio, peggio peggio del ipotizzabile era peggio. perdere 1-0 con la Lazio. Ma oddio, ma anche un 2-0 per quello che si è visto in Supercoppa. Cioè, comunque una sconfitta contro una squadra che, tra virgolette, sulla carta è più debole perché il Milan rimane pur sempre la squadra campione in Italia, ma Sì. stasera non è stato assolutamente così. Un po' per tanti meriti della squadra di casa che ha Ma gli vanno approfittato. dati onestamente da romanista, io Certo, già l'ho detto nel no. mio video. Ma la Lazio ha fatto quello che voleva in campo, ha sfruttato in pieno quelle che sono state le mancanze del Milan, non gli hanno fatto capire nulla dall'inizio alla fine, passati subito in vantaggio, ovviamente là la partita te va in discesa contro una squadra che in questo È particolare momento ferita non c'ha proprio nell'animo. le,
non c'ha proprio le Io forze pure lo fisiche e sapevo. mentali per reagire. Non Visto ce l'ha l'1-0, proprio. io ho detto finisce 3-0 e Questa tutti a partita casa. finisce Addirittura male, ne hanno fatto uno del più. l'ho pensato anch'io, l'ho pensato anch'io. Ho detto se questi passano in vantaggio Ciao. subito non scappano. E infatti è stato così. È stata facilmente leggibile, cioè praticamente si può dire che la partita è durata 4 minuti. In quei 4 minuti si è capito quello che sarebbe stato l'andazzo di tutto il match, dei restanti 86 più recupero. Ma io credo Una che pure i partita tifosi senza del motivo Milan, d'animo. già lo sapevano. Sì, ma io credo che arrivavano proprio con lo spirito sbagliato a sta partita. Sì, sono Non, d'accordo. non, arrivano da un periodo proprio completamente no, hanno ricominciato questo 2023 come peggio non potevano. E niente, possiamo dire che il campionato è chiuso? Il È campionato in una. realtà è apertissimo dalla seconda alla sesta. Dalla seconda alla sesta, per Sì. quanto riguarda Poi primo ne posto. parleremo nel contenuto di un'ora, no? Però concentrandoci Sì. non tanto sullo scudetto, che secondo me pure ormai è annato, ma. No, è comunque un discorso che devi portare un minimo, perché se il Milan fino all'inizio perlomeno del 2023, alla partita con la Salernitana, quindi la prima del 2023, potevamo dire che un minimo di speranze poteva ancora coglierle per raggiungere di nuovo il Napoli, No, no, ad oggi addirittura il Napoli quella partita, in quel turno, la perse con l'Inter, te ricorderai bene. appunto, Si sì, parlava di esatto, è discorso quello. completamente riaperto. Appunto che ti sto dicendo questo, cioè comunque un minimo il discorso deve essere toccato, cioè poi per carità sì lo analizzeremo in maniera molto più approfondita parlando anche del Napoli eccetera eccetera, ma ormai il discorso del Milan non può più guardare in alto ma si deve guardare verso il basso perché da sotto non ne arriva una, non ne arrivano due, ne arrivano quattro. Te posso lanciare una provocazione? Ovviamente, Sì. tifosi del Milan e non solo, prendetela come un pur parlé per stuzzicare, no? Ma secondo te, guardando attualmente, no, lo stato psicologico, a me le milanesi ad oggi, Milan sta peggio secondo me dell'Inter, ma l'Inter pure l'abbiamo vista, perde con l'Empoli, sta a perdere le staffe. Tu non No, credi l'Inter che. fa alti e bassi però, Sì. l'Inter non la darei per spacciata, cioè nel senso è Ok. stata una partita contro l'Empoli che è nata male ed è finita un pochino peggio, quindi Segui. non, può essere un episodio isolato però, il Milan invece attraversa un periodo di profonda crisi. Segui il mio ragionamento. Guardando, sì, per carità, il Milan attualmente è ancora secondo, ma guardando quello che è lo stato mentale, per uno scudetto che psicologicamente ormai è andato per tutte, secondo te chi ci può rimettere di più? Le squadre che hanno qualcosa da difendere o le squadre che non hanno niente da perdere? Le squadre che hanno qualcosa da difendere sono il Milan lo scudetto dell'anno scorso, l'Inter l'orgoglio di essere arrivata a rivincere lo scudetto dopo tanto e di aver subito un ridimensionamento ma di aver vinto la Supercoppa, quindi sicuramente c'è un po' più di peso, no, di fare la prestazione. Oppure squadre come Lazio, Roma e Atalanta che non hanno niente da perdere. Cioè, giro la medaglia e dico, ma se il Milan rischiasse, vista la situazione di classifica, visto lo stato psicologico, se non si riprende perché sembra non caduta libera, e se rischiassero di non entrare addirittura in Champions per la passata stagione, come la vedresti come provocazione? Una cosa impossibile anche a parlarne? O può essere una soluzione che possiamo cominciare a prendere in considerazione? La colgo in parte perché il Milan è sicuramente la squadra che rischia di più, sempre rimanendo sulla carta, perché l'unica che c'ha da difendere qualcosa è la squadra campione d'Italia in carica, però se si mettono in testa che quel qualcosa ormai non è più difendibile, cioè quindi ormai fare corsa ad un titolo che è ormai irraggiungibile è qualcosa che non c'ha molto senso, quindi se si mettono in testa che devono lottare per perlomeno difendere il secondo posto, allora sono ancora in corsa per potersi rimettere in carreggiata. Ma ad oggi ti dico che il secondo posto del Milan è molto molto fragile e che è praticamente alla mercé di quelle che sono le squadre che stanno sotto, Inter compresa, che comunque è una squadra che parte obiettivamente rispetto a Lazio, Roma e Atalanta con ben altri obiettivi all'inizio della stagione, Certo. però è una squadra che al momento è molto più in forma secondo me, del Milan, per quanto l'ultima l'Inter l'abbia persa, sappiamo tutti come però, Sì. cioè, secondo me ad oggi più possibilità, lo dimostra anche lo scontro diretto che c'è stato pochi giorni fa in Supercoppa, Sì. e le squadre sotto, come invece hai detto tu, Lazio, Roma e Atalanta. Per motivi diversi, perché la Lazio stravince contro il Milan, ma comunque con i suoi alti e qualche basso, perché comunque la Lazio qualche Ce l'ha. basso in questa stagione ce l'ha avuto, Certo. però è una squadra che si ritrova con 37 punti. La Roma che
per gran parte della stagione, abbiamo detto, tifosi romanisti e non solo, non c'è gioco, attenzione perché così si va avanti, di qua, di là, e sembra perlomeno nell'ultima partita del campionato contro lo Spezia aver ritrovato un minimo, e ripeto, un minimo del gioco, dove comunque abbiamo visto, secondo me, una Roma migliore rispetto alle versioni precedenti, con un minimo, ripeto, di gioco in più. Quindi attenzione comunque alla Roma. E l'Atalanta, che ha ripreso a segnare come se non ci fosse un domani, ha fatto 8 gol alla Salernitana, ne fa 3 alla Juventus, 5 in Coppa Italia con lo Spezia. Cioè, è la squadra che ormai segna a cannone, quindi È per stanno quello che io te tutti. provoco, perché Certo, parlano male intendevo della Roma e dire c'è un punto dal Milan, parlano male della Lazio e sta un punto dal Milan, parlano male dell'Atalanta e sta a 3 punti dal Milan. E del Milan fino all'altro ieri ne parlavano benissimo come la squadra, oggettivamente, perché si è magnata tutto secondo me nelle ultime tre, in piena corsa per lo scudetto, e allora c'è qualcosa che non torna. No, ma infatti la classifica è quella che rispecchia poi la situazione reale, dove sì, si parla bene di Milan fino a un certo punto, si è parlato male di tante squadre per un altro periodo, ma la situazione dice che stanno tutte là, quindi può succedere veramente qualunque cosa. Esatto, e Tu se pensa se in questo marasma ci fosse stata pure la Juventus? considera che con 15 punti non li avessero penalizzati, sarebbero 38, gli stessi del Milan. Sarebbero 38 gli stessi del Milan, quindi tu pensa che marasma ci saremmo ritrovati ad affrontare ad oggi? Allora, noi di provocazioni penso ne abbiamo lanciate fin troppe. Riprenderemo più nel dettaglio e in maniera sicuramente più ampia questo discorso nel contenuto da un'ora, che potrebbe non arrivare, no, domani mattina non arriverà sicuramente, potrebbe arrivare domani sera, perché lo registreremo sicuramente quando tornerà Fabio dal lavoro verso le 19, quindi il Certo. tempo che lo pubblichiamo si faranno le 21, potrebbe anche non arrivarvi la feed. Comunque, sappiate che ne parleremo. Detto questo, io ringrazio il buon Fabio per Grazie a la voi, grazie a voi. partecipazione, come sempre, grazie a voi per aver seguito il video e la vostra qua sotto nei commenti, perché è la cosa che più mi interessa. Sono curioso di sapere se tifate Milano, se tifate qualsiasi altra squadra di quelle là davanti, ma pure se tifate squadre più in basso, anche la Juve. Che ne pensate di quello che abbiamo detto? Alla prossima, con un nuovo Con un nuovo video. video. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi.